Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sono su sedile del passeggero perché oggi vi spiegherò il funzionamento di Google Maps. Sicuramente avete già visto il nostro video su Waze. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare le campanine per le notifiche e anche di guardare i nostri canali social Facebook e Instagram. Perché? Perché dopo questo video su Google Maps e quello di Waze passato, vi faremo vedere anche una sfida che abbiamo fatto io e Carlo, che in questo momento sta guidando, appunto tra Google Maps e Waze. Chissà chi vincerà, però non vi dico niente, guardate il video. Come ho già detto, è un'applicazione di Waze. Waze è nata, diciamo, in passato poi è stata acquistata da Google per la navigazione, quindi nasce e muore per la navigazione, mentre Google Maps, diciamo, di recente, da qualche anno, permette anche la navigazione turn by turn. Adesso soprattutto si sta aggiornando, per esempio anche col tachimetro, con le segnalazioni dell'autovelox, ma sono cose degli ultimi mesi, prima non facevano una cosa del genere. Dicevo, Google Maps invece è davvero forte sul fermo, chiamiamolo così, passatemi questo termine, nel senso che su Google Maps io trovo qualsiasi locale. È ottimo perché io, cliccando sul locale, poi posso andare a vedere appunto tutte le informazioni, adesso ve le farò vedere. Poi è forte su, per esempio, la vista satellite, oppure la vista 3D degli edifici. Google Earth è famosissima, Google Street View, che ci permette di vedere le strade come sono fatte con le famose macchinine, con le telecamere a 360 gradi, sono bellissime, chiunque scommetto che l'abbiate vista. Google Maps va anche forte sulla personalizzazione, quindi se noi sappiamo, per esempio, abbiamo dei numeri in rubrica, automaticamente andremo a vedere l'indirizzo di quelle persone, quindi l'icona di quelle persone dove abitano su Google Maps, quindi è davvero una cosa molto molto comoda. Però bando alle ciance, andiamo all'applicazione. Allora, l'applicazione si presenta, come potete vedere, in questa maniera molto semplice. Allora, non abbiamo subito la navigazione turn by turn. Su Waze, come avete sicuramente visto, abbiamo già la navigazione, quindi la vista in 3D con la macchinina che si sposta. Qua invece no, abbiamo giusto la nostra icona che si sta spostando. Come vi ho detto prima, troviamo una serie di piccole icone, di, per esempio qua, pizzeria, o liceo, farmacia, dove basta cliccare. Per esempio andiamo sulla pizzeria, non voglio fare pubblicità, però pizzeria. Posso avere le indicazioni, avvia, per avviare appunto diciamo la navigazione, chiama, condividi con un contatto. E qua mi dà anche le informazioni su, per esempio, questa pizzeria, 1161 recensioni, 4 stelle, quindi abbastanza buona, i prezzi, ci vogliono 4 minuti ad arrivare e anche gli orari di chiusura. Mi dice anche se è chiuso o aperto. Per esempio, indicazioni, anzi facciamo avvia, mi avvia automaticamente la navigazione turn by turn, che poi adesso andremo a vedere, mentre andando a cliccare su indicazioni mi dice le indicazioni senza la navigazione turn by turn, perché io posso andare a scegliere ovviamente se farlo sia con la macchina che a piedi o nel bus. E infatti proprio questa è una delle differenze sostanziali tra Google Maps e Waze, perché Google Maps viene utilizzata anche da chi, per esempio, va a piedi, oppure da chi con i mezzi. Purtroppo, ecco, la nostra città non è il massimo per farvi vedere il funzionamento dei mezzi, però in altre città, per esempio, mi dice gli orari dei bus, gli orari della metropolitana, quindi davvero un ottimo sistema. Allora, per esempio, andiamo alla navigazione, questa è sempre la pizzeria, perché infatti, tra l'altro, se io vado a cliccare sulla pizzeria mi esce il menu, le recensioni, le foto, quindi davvero un ottimo sistema. Ora, vi ho parlato anche di Google Street View. Vedete l'icona qui a sinistra? Clicco qui e mi esce la visuale in Street View, quindi io posso andare a vedere, posso muovermi all'interno di questo mondo virtuale per capire dove ci troviamo e soprattutto dov'è il luogo che vogliamo andare a visitare in quel momento. Usciamo. Una cosa bella di Google Street View, apro e chiudo parentesi, che in alcuni punti del mondo, magari in grandi città o anche in grandi monumenti, si può andare a visitare anche l'interno. Per esempio San Pietro, se non ricordo male, si può visitare all'interno. Allora, andiamo alla navigazione. Facciamo avvia. La schermata della navigazione è molto semplice.
Allora, al centro ovviamente c'è la mappa, qua ci augura buon viaggio, va bene. Abbiamo in alto le indicazioni turn by turn, quindi con l'indirizzo via della resistenza dove siamo noi verso via Iacini, perché dovremmo girare a destra, e qua c'è l'indicazione vai dritto e poi gira a destra. A destra invece c'è una specie di colonna con le indicazioni per OK Google, quindi io vado a cliccare e mi esce OK Google, spengo, poi la ricerca, quindi posso andare a ricercare lungo il percorso, quindi per esempio se io faccio Bari-Roma, clicco su quest'icona per cercare, non so, un ristorante, un bar o qualcosa. Poi qua è un tastino per silenziare le notifiche, qua le silenzia totalmente, qua invece accende riattiva l'audio, qua invece soltanto le notifiche, solo le visite importanti. Ora, come vi dicevo, ci sono diverse novità in questo ambito e sono le due icone che vedete, una a sinistra e una a destra. Quella a sinistra è quella dei chilometri, quindi tramite GPS mi dice a quanto sto andando, mentre l'icona a destra è un po' come Waze, mi permette di andare a segnalare un incidente, un autovelox o un rallentamento. Ovviamente ci sono meno icone, quindi meno funzioni rispetto a Waze, però è sempre utile. Per esempio non c'è un vero rallentamento, però vado a inserire un rallentamento, lo aggiunge, qua non posso fare foto, non posso aggiungere dettagli, ma mi dice soltanto che c'è un rallentamento. Nella striscia poi in basso ho i minuti, quindi quanto tempo, i chilometri e l'orario di arrivo, mentre a destra ho un tastino per vedere magari se ci sono delle alternative a questa strada e poi, tornando indietro, ho un tasto che mi permette di aprire il menu, quindi mi permette di condividere la posizione con qualsiasi altra persona. Qua involontariamente ho attivato la vista satellitare, indicazioni stradali, ecco, la disattivo, indicazioni stradali, quindi mi permette di vedere le indicazioni stradali in maniera scritta, che posso anche stampare volendo, mostrare il traffico sulla mappa o le impostazioni. Quindi adesso inserisco il traffico. Vedete, il traffico sono queste linee verdi, linee gialle e linee rosse, che sono ovviamente un traffico che più o meno è in tempo reale. Dico più o meno perché se andate a guardare il video di Google Maps contro Waze capirete il perché. Poi abbiamo le impostazioni, qua posso andare tutto a impostare, il volume in questo caso, se riprodurre il Bluetooth, riprodurre la musica durante le telefonate, perché magari mentre parliamo al telefono il navigatore può funzionare, no, quindi può darci degli avvisi. E tutti i vari percorsi, quindi evita autostrade, evita pedaggi, evita traghetti, e le visualizzazioni della mappa, quindi se le unità di misura in chilometri, in miglia, giorno, notte, può essere anche tutto automatico. Poi possiamo vedere anche le statistiche di guida, quindi quanto abbiamo guidato, tachimetro, e poi anche se magari ci sono delle scorciatoie nell'auto. Per esempio, vedete qua, abbiamo aggiunto una scorciatoia all'interno del nostro telefono, quindi basta andare a cliccare e ci porta direttamente a casa. Ora andiamo a annullare la navigazione, clicco su questi tre trattini, vedete qui abbiamo un'altra serie di icone, per esempio i tuoi luoghi. Qua sono tutti salvati i miei luoghi, come vi dicevo prima, per esempio dei parenti, delle persone che conosciamo, quindi abbiamo salvati i luoghi che segui, in programma, quindi magari se ci sono dei viaggi futuri, per esempio il 12 settembre, approfitto a ridirvelo, il 12 settembre noi dovremo andare all'aeroporto di Francoforte perché dovremmo tornare a casa dalla nostra visita a Francoforte. Quindi per esempio io vado a cliccare sull'aeroporto di Francoforte e dall'aeroporto di Francoforte, da dove sto, dall'hotel, mi porta all'aeroporto. Poi un'altra cosa che mi piace molto di Google Maps sono i miei contributi, quindi che posso andare io ad aggiornare la mappa, ma posso andare a creare una mappa. Infatti io su Google Maps, si chiama My Maps l'applicazione, posso andare a creare delle mappe personalizzate. Noi, come avete visto sicuramente nel vlog, abbiamo seguito la 1000 miglia 2019 e abbiamo preparato dei percorsi, dei roadbook che andavano a seguire delle strade ben specifiche, e questi roadbook ce li siamo creati noi appunto su Google Maps e abbiamo utilizzato Google Maps. Davvero un'esperienza fantastica. Ora, Google Maps è il terminato,
Io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per notifiche, di commentare questo video, di mettere un like, perché se avete delle domande comunque noi vi rispondiamo sempre, e nulla, di guardare i nostri canali social Facebook e Instagram, e al prossimo video.